dare la, diciamo, la precedenza, perché qui c'è Vietri, ci sono i carabinieri, c'è un po' della famiglia che è rimasta. Come metterli in ordine, visto che sono le cose alle quali mio padre teneva, insomma, veramente teneva di più. Diciamo che nella vita di ognuno di noi ci dovrebbe essere un momento in cui si potessero così unire le cose che più ci stanno a cuore. E per chi ha fede, o qui o all'altro mondo. Con questo io la ringrazio molto e ringrazio poi tutti quelli che sono intervenuti per ricordarlo, grazie. Signor Idato, di suo padre, abbiamo visto delle foto d'epoca. Ha visto, sempre. Ma una particolarità, perché insomma l'eroe Kanjer lo conosciamo, ne bravo. Abbiamo letto le gesta, ma l'uomo chi era? Sa perché? Non mi sono dimenticato di portargli, ce l'ho a Livorno, la fotografia della porta. Quando giocava sotto casa nostra, che noi abbiamo la casa da quelle parti, scendendo con i suoi amici pescatori, era proprio... Cioè, se uno lo vedeva, dice questo in maglietta, molto semplice, era questo. Oppure quando arrivava a casa d'agosto, dopo aver pescato un sacco di pesci, quelli, i palamiti si chiamano, non mi ricordo, insomma quello lì, li portava a casa e mia madre borbottava sempre pesci, perché era un pescatore proprio. E poi il fatto di stare a Vietri, dice papà, ma andiamo qui, facciamo questo. No, io lo Stato mi ha già fatto viaggiare tanto, ma per me questo è quello del suo posto. Era... il territorio, nel 54 in particolare gli anni, l'anno dell'alluvione, ma non solo, anche tanti piccoli gesti che ne hanno fatto un eroe, no? Ma un eroe, direi un eroe civile, perché lui era impegnato in tutti i campi, dallo sport, e tutti ricordano l'episodio di Lobello, quando salvò Lobello dalla furia dei tifosi, all'alluvione, quando poi sia nell'immediato si è prodigato per la popolazione, e sia per tanti piccoli, diciamo, favori, nel senso che faceva qualche pratica a qualche donna, la vedova, cioè, cercava di andare incontro a tutti quelli che avevano bisogno, o apertamente o anche surrettiziamente, insieme con Don Aniello Della Porta, che era un altro personaggio storico di Vietri, che era il parroco, e insieme facevano tante opere per i vietresi di Marina. Lui si sentiva uno di Marina, uno dei pescatori, degli amici suoi. E io all'inizio facevo il pomeriggio, quando veniva la sera, facevamo il 3-7 con i pescatori. Ed era quello il momento più bello per lui, perché dopo che aveva lavorato, fatto queste parate, queste sfilate, eccetera, in divisa, in grande uniforme, mettersi in pantaloncino e una maglietta e giocare con i pescatori, facendo anche delle discussioni accanite, per lui era il massimo della goduria, il massimo della gioia. Grazie mille. La figura del generale carabiniere pescatore, umano, l'uomo carabiniere che però è più uomo che carabiniere, o allo stesso tempo sulla stessa linea, la stessa lunghezza d'onda, dando sempre una mano alla gente. E questo insomma anche il vostro lavoro, quello che fate tutti i giorni. Eh sì, in realtà è la vocazione essenziale dell'arma, quello di vivere il lavoro, la vocazione istituzionale, con la gente e tra la gente. Forse proprio la cerimonia di oggi ha questo bel connotato anche non solo di ricordo, ma di sottolineatura di un aspetto di umanità, di ricordo della collettività e di una parentesi significativa della vita dell'ufficiale nella sua comunità e vicino alla sua gente. Credo che sia un po' veramente una sintesi ideale del carabiniere. C'è l'episodio in particolare che poi gli ha dato anche credito, tanto credito al generale Kanjer rispetto a quella che è poi la sua storia, cioè l'alluvione del 54. A distanza di tanti anni voi carabinieri siete ancora ogni giorno impegnati anche per problemi del genere, purtroppo le alluvioni si sono ripetute, i vostri impegni ci sono stati nel territorio salernitano, non solo a Vietri, ricordo Sarno nel 98, più avanti altri episodi. Diciamo che il tempo purtroppo non lesina di rimarcare queste situazioni, no? No, assolutamente no, però è bello anche ricordare, come stiamo facendo oggi,
dei momenti di storia che hanno accomunato ancora una volta la vocazione al servizio dell'ufficiale, del carabiniere, nel momento di tragedia della collettività. Ed è proprio lì l'importanza di trovare al proprio fianco quel senso non solo di soccorso ma anche di umanità, di presenza e di riferimento che il generale Kanjer in quella circostanza anche ha saputo rappresentare in modo egregio. Da Don Antonio il barbiere, era amico dei pescatori, si incontrava con tutti, era noto a tutti e nell'ultimo periodo non veniva solamente d'estate ma anche nel periodo invernale, quindi è tutto questa, come dire, un insieme di elementi che danno del generale Kanjer una personalità estremamente forte. Personalità estremamente forte che è stato punto di riferimento non solo per la comunità vietrese ma in special modo per quella di Marina ma un po' di tutta la costiera amalfitana. C'era qui il sindaco di Cetara, anche in rappresentanza. C'era Nocera Inferiore a cui è intitolata una strada. Insomma. Certamente, a Nocera Inferiore, tra l'altro lui faceva parte della Nocera B, i figli professionisti, i parenti alla stessa maniera, le frequentazioni erano di un certo livello e quindi dicevo era quale punto di riferimento anche un poco della costiera amalfitana e c'era qui il sindaco di Cetara anche in rappresentanza, anche quale presidente della conferenza dei sindaci per tutta la costiera amalfitana. E quindi dicevo era quale punto di riferimento anche un poco della costiera amalfitana e c'era qui il sindaco di Cetara anche in rappresentanza, anche quale presidente della conferenza dei sindaci per tutta la costiera amalfitana. E quindi, mancano forse un po' mancano un po' di persone come il generale Kanjer, no? Oggi chi può essere una persona del genere? Cioè, mancano figure che possano aiutare quotidianamente le persone a essere presenti? I tempi ormai sono diversi, le conoscenze ce le abbiamo un poco tutti, però ecco, il generale era come se fosse stato il punto di riferimento, come il politico importante di un certo territorio. Per qualsiasi cosa ci si rivolgeva a lui, a volte riusciva a risolvere il problema, altre volte no, però la disponibilità era sempre stata massima ed è questo il ricordo che io ho anche personalmente, perché ho avuto anche, diciamo, l'opportunità di conoscerlo nel periodo in cui è stato a Vietri sul Mare, e questa sua apertura umana nei confronti di tutti che ne ha fatto un grand'uomo. Chiedo a generale, viene ricordato purtroppo nel senso buono del termine per quell'alluvione del 54, ahimè col passare del tempo sono cose che sono ricapitate, penso ad Atrani con la povera Francesca che ha perso la vita, penso prima ancora a Sarno nel 98 quando c'è stata, insomma, la tragedia di Sarno. Ecco, la politica che cosa può fare per aiutare l'arma in questo caso, o più in generale le forze armate? Beh, intanto la politica sul tema deve essere sempre vicina a un'istituzione importante come quella dell'Arma dei Carabinieri e non dimenticare che alcuni obiettivi di tutela dell'ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza si possono raggiungere solo se si lavora insieme. Il rapporto delle popolazioni, delle nostre popolazioni con l'Arma dei Carabinieri è da sempre un rapporto molto, molto stretto. Per noi vedere all'opera un militare con la divisa dei Carabinieri significa avere quella garanzia di sicurezza. Purtroppo dobbiamo dire le cose come stanno: in questi ultimi tempi i tagli hanno colpito tutti, anche questa istituzione, anche ovviamente gli enti locali, per cui facciamo i conti con la soluzione di problemi sempre più complicati, con risorse sempre più scarse. Dobbiamo mettercela tutta e richiedere fino in fondo la collaborazione dei cittadini, perché altrimenti in contesti come questi gli obiettivi non saranno raggiunti e la gente non capisce il perché spesso questi obiettivi non vengono raggiunti. La sintonia fra istituzioni è fondamentale per cogliere l'obiettivo della crescita della comunità.